Oggi ho deciso di dare un'lezione sulla creazione della rosa piatta, che è comoda per usare se devi fare una decorazione per la parete. Molto veloce, molto comoda, facile da fare e molto bassa. Lo spessore è circa 12-13 cm. La mia rosa ha due possibilità di fissaggio. Ho due fili di metallo che si attaccano così. Ho un aggancio. Si può mettere sulla parete con le vite. Io ho preparato i petali. Io oggi userò il fornello per non dare fastidio con il phon. Così io inizio. Per dare la forma ai petali io userò due sfere, una circa 12 cm e un'altra circa 20 cm, di meno non ne ho. Così accendo il fornello. Iniziamo. Vi ho dato le sagome prima, per i petali del bocciolo io ho bisogno di 6 petali. Primi 3 lascio come ci sono. Altri 3 do un po' di forma. Il fornello è già scaldato e il salone inizia a sciogliersi. Così il mio petalo è poco poco. Bocciolo del secondo giro. Ciao, io sono il giro del bocciolo. Primo giro di petali, 3 ho lasciato dritti come erano prima, e altri 3 ho cambiato un po' di forma. Adesso inizio con il terzo giro di petali, tutto uguale, solo cambio un po' di forma del petalo.
Questo pentolo deve essere più rotondo, più voluminoso. Petali del terzo giro sono pronte. L'ultimo giro devo usare più grossa la pallina. Ultimamente faccio la forma di petalo così, non rotonda, non dritta, non mi piace, faccio un po' con angoli. Cinque petali dell'ultimo giro sono finite. Adesso iniziamo a lavorare con la colla. La base del fiore saranno due cerchi. Cosa iniziamo? Io uso la base di Isolon, che è abbastanza morbida, e così per non tac, la colla accesa, sì. Per non rompere la base, io dentro metto un pezzo di cartoncino. Chi mi ha ordinato l'allestimento per la fiera non sa ancora come dopo installo le mie rose. Così mi ha chiesto di fare fili per attaccare, per fare i buchi, attaccare alla parete o agganciamo dopo con un chiodo. Così io uso due tipi e qua metto un pezzo di cartoncino. Così diventa più duro tutta la costruzione. Per fare i buchi dentro cartone io uso filo metallico molto rigido. E per fare agganci io uso filo normale. Così io preparo due pezzi di filo. E dopo inizio a preparare la base. Faccio un aggancio che dopo incollo tra due cerchi. Penso che la colla adesso è già pronta. Penso, ah sì, si vede tutto.
Sì, la colla è già sciolta, bene. Così faccio incollare due cerchi uno sopra l'altro. Per la mia rosa io uso circa un bastoncino e mezzo della colla di 18 centimetri. Adesso faccio incollare dentro filo per aggancio. Dopo faccio due buchi. Così. Adesso la rosa sarà fatta su questo lato. Iniziamo a fare il bucciolo. Prima prendiamo tre primi petali che non sono lavorati, dritti. Prendiamo un pezzo del quadrato e facciamo incollare in questo modo. Con questi due petali iniziamo a fare il bucciolo che deve essere chiuso. Facciamo come piramide. Secondo petalo, sopra l'altro, il bocciolo deve essere abbastanza chiuso. La base sarà così. Dopo io taglio un po' di angoli per avere il bocciolo più rotondo. Non è giusto rotondo, ma va bene lo stesso. Dopo prendo il terzo petalo, inizio a fare il bocciolo già un po' più aperto. Per esempio sarà così. Chiudere tutti i buchi qua. Tre altri petali della prima misura hanno già la forma.
noi dobbiamo iniziare a aprire il bocciolo. La rosa ha solo 4 giri di petali, è abbastanza piccola e non possiamo fare 30 petali per fare il grande bocciolo. Così iniziamo già a aprire un po', solo dobbiamo trovare come meglio fare, perché le rose devono fare come spirale. Io faccio così. Così prima incollo parte a destra. Quando è attaccato faccio un'altra parte. Con ogni petalo il bocciolo si apre più e più. Così con tre boccioli, con tre petali il bocciolo sarà così. Adesso inizio a chiudere questi buchi incollando i petali sopra. Ah, ci sono un po' di fili. E con l'ultimo petalo io chiudo questo buco. Chiudo anche questo buco. Secondo giro del bocciolo. Saranno 4 petali. Il nostro obiettivo è aprire il bocciolo più possibile e fare più grande possibile. Io farò in questo ordine. Guardo dove voglio iniziare il giro, penso che qua. Dopo
Per incollare questo petalo io incollo solo la parte a destra, metà. Un'altra metà lascio libera e la finisco dopo, quando finisco il giro. E non dimentico di lasciare il bocciolo più aperto con ogni petalo. Molto comodo guardare, controllare il lavoro quando guardi o su video o nello specchio, così vedi meglio come funziona il fiore. Prossimo. Adesso finisco questo giro chiudendo qua. La rosa sta. Va bene. Adesso dobbiamo preparare i petali dell'ultimo giro. Dobbiamo fare un taglio a metà. Questi petali saranno incollati in questo modo. Ma non possono essere molto piatti, devono stare un po' in piedi. Così facciamo un po' di forma. Il mio petalo è così. Io incollo petalo tutta questa parte. Prima faccio una prova.
La mia rosa deve essere circa 40 centimetri. Sì, alla fine anche 42. Sì, 40. Incollo ultimo giro. Inizio da sopra e prima incollo questa parte a destra. Se così. E chiudo il giro del primo petalo. Un po' sbagliato. Proviamo. Secondo giro sarà così. Solo questi petali devono stare un po' più in piedi invece delle altre. Perché abbiamo il nostro bocciolo che avrà i petali fatti così. Alla fine sarà questo petalo. Deve essere così, che questo petalo un po' più alto del primo giro. Tagliamo ancora in fondo. Ma questo petalo deve stare più dritto.
Adesso questo giro facciamo tra i petali dell'ultimo giro, spostando più in centro. Ci dobbiamo incollare questa parte per chiudere questi petali. Ancora primo petalo solo metà. Così questo petalo un po' più alzato. Abbiamo finito il secondo giro, adesso resta l'ultimo passo, mettere il centro qua, troviamo il posto giusto, incolliamo, dobbiamo spingere bene e aspettare quando la colla si raffredda. Schiaccio bene e aspetto. Alla fine guardo se ci sono qualche buchini o qualche posto non belli da vedere. Se ci sono, metto un po' di colla qua e fisso i petali. Per esempio, a me non piace il centro. Ho messo un po' di colla. La mia rosa è pronta. Se vi piace il mio video, metti like e sempre segui il mio account su Instagram. Così vedrai le proposte nuove, vedrai tutti i news e stai con me. Ciao!